Ciao a tutti. Si parla sempre di ancoraggio, anzi ne vedo di tantissimi tipi per quanto riguarda l'ancoraggio al conudo e ho già trattato questo argomento in tantissimi video, però voglio approfondire velocemente quello che è la parte essenziale dell'ancoraggio. Tutti hanno paura ovviamente di avere un ancoraggio che li blocchi al momento dell'allungo e quindi poi cercano in qualche modo di fissare gli allineamenti in modo, ahimè, secondo il mio modestissimo punto di vista, in modo del tutto innaturale. Quindi c'è chi si attacca al dente con l'indice all'angolo della bocca, cercano in ogni modo di arrivare sempre allo stesso allungo e poi in qualche modo andare a cercare gli allineamenti, andare a cercare di far lavorare i muscoli dorsali affinché poi la freccia, spinta e trazione, piano verticale, eccetera, eccetera, affinché poi la freccia voli nel modo giusto verso il bersaglio. Io effettivamente ho tirato così nei miei primi tempi e ho ottenuto anche discreti risultati, però poi mi sono accorto che era molto altalenante la mia performance, quindi i miei risultati erano molto altalenanti e non riuscivo a capire il perché, finché discutendo con altri arcieri, ma soprattutto con Vincenzo Scaramuzza, mi fece notare che per l'appunto forse era il caso di ancorare sotto lo zigomo e di andare un tantino più lungo. Allora io non ho zigomi pronunciati, quindi il problema non riuscivo comunque a risolverlo. L'ho risolto in che modo? L'ho risolto andando solamente col pollice sotto la mandibola. Quindi solamente col pollice sotto la mandibola, in questo modo qua. Lo vediamo in questo modo, semplicissimo, con il pollice sotto la mandibola. Quindi avere un allungo naturale, in modo tale che poi gli allineamenti sono molto più semplici da ottenere. Sotto carico avviene poi questa propriocezione e senso cinestetico collegati naturalmente insieme, no? La propriocezione e la capacità di rimanere nello spazio, rimanere in equilibrio, rimanere i nostri recettori capiscono come siamo messi nello spazio, il senso cinestetico e la propriocezione nel movimento. E questo viene giusto a fagiolo per ottenere questo tipo di ancoraggio, che ora lo vediamo sotto carico. 1, 2 e vado in ancoraggio. Ecco, sono in ancoraggio, perfettamente stabile, rilascio la mia freccia. Questo cosa comporta? Intanto state sicuri, la lunghezza dell'allungo è preciso. Dopo un paio di settimane che vi allenate in questo modo, l'allungo è assolutamente preciso. Siete molto più bassi, quindi con basso libraggi arrivate tranquillamente a 50 metri, non avete più problemi. Guardate, io con quest'arco ho 32 libbre, ma ancora qua per arrivare a 50 metri. Quindi non sono neanche sotto cocca. 1, 2, allineamenti, mira, rilascio. Ok, vediamolo lateralmente, se riusciamo a vederlo un po' meglio. Ora ve lo faccio vedere anche al rallentatore, lo vediamo in questo modo e lo vediamo al rallentatore. Ecco, avete visto al rallentatore come sono andato senza protrazioni, in corpo solo come si usa adesso anche nell'arco olimpico, in ancoraggio senza nessun problema
l'indice, il, sulla guancia e il pollice sotto il mento, in un ancoraggio del tutto naturale, senza grossi problemi. Vediamo di nuovo tutto il tiro al rallentatore. E il tiro è questo e viene senz'altro preciso per quanto riguarda l'ancoraggio. Vi invito a provare, scrivete nei commenti se avete qualche domanda, io rispondo tranquillamente, iscrivetevi al canale, ricordatevi del libro. Ciao, alla prossima!